Salve persone. Come si può rappresentare la guerra, la morte e il massacro di popoli? Forse questo potrebbe essere un buon modo. Una donna dalle vesti ormai non più bianche, che piange il suo dolore in cima ad un mucchio di ossa, le stringe e cerca di pulirle con una spazzola. Forse questo basta almeno a rendere l'idea, affinché si capisca cosa ci attende imboccata la strada della guerra, dove le ossa non sono più quelle di una mucca, ma quelle di una persona. Alla notizia dell'inizio di una guerra, Marina Abramovic non reagisce come farebbe qualsiasi altra persona. Pensa come potrebbe combattere la guerra, ma senza dovergli fare la guerra, se no, dove sarebbe la logica? Già John Lennon diceva: combattere per la pace è come fare l'amore per la verginità. Così la nostra protagonista ne fa un lavoro spirituale, proprio ciò che le esce decisamente meglio. Quando ho fatto Balkan Baroque non pensavo solo alla Jugoslavia, era un'immagine valida per ogni guerra e per ogni paese. Parliamo quindi di una denuncia attraverso una metafora, per immagini forti, in maniera teorica, senza esprimere opinioni, senza fare sacrifici, se non il proprio e regalare una visione intima di tutto questo. Inizialmente l'artista era stata invitata a rappresentare la Serbia ed il Montenegro nel padiglione jugoslavo della Biennale di Venezia nel 1997, ma si ritira quasi subito per controversie sul soggetto dell'opera. Invitata nuovamente dal curatore Germano Selant, decide di allestire allora Balkan Baroque in un sottoscala, scioccando il pubblico e la critica. Un locale senza aria condizionata nel pieno di un'umidissima estate veneziana. Una performance pronta a logorrare chi la propone e a lasciare sconvolti chi la osserverà e che otterrà ampi riconoscimenti e verrà persino premiata con il Leone d'Oro. Come ammondare il suo popolo delle colpe di cui si doveva macchiare, l'artista passa 7 ore al giorno per 4 giorni, come già detto, in uno scantinato buio, dove si potevano vedere solamente 3 installazioni video su 3 pareti diverse, 3 sculture in rame contenenti acqua, come accenno alla purificazione spirituale, e la stessa Marina, con in mano una spazzola di ferro, seduta su una pila composta da 1500 ossa di bovino, ancora sanguinolente e con brandelli di carne e cartilagine attaccati e, come hanno precisato vari testimoni, con tanto di tutti gli odori e i sapori di putrefazione che infestavano l'aria mentre le ossa si riempivano piano piano di vermi. Piccola precisazione: come potrete dedurre dalle foto, sotto vi erano 500 ossa pulite, mentre sopra esse altre 1000 ancora sporche. Le immagini video proiettate mostravano su 2 lati i genitori dell'artista. Da un lato il padre con una pistola in mano e di fronte la madre. Entrambi compievano vari gesti, come alzare le mani in segno di resa. Poi, come lei che alzava le mani in segno di resa e lui sollevava la pistola. Poi lei incrociava le braccia. In seguito, entrambi si coprivano gli occhi con le mani.
mentre sulla terza installazione video, che si trovava proprio al centro delle altre due, c'era Marina. Nel video l'artista si presenta con quelli che lei stessa in seguito definirà come vestiti da tipico scienziato slavo, ovvero occhiali, camice bianco e grosse scarpe di cuoio, mentre spiega come vengono creati i ratti lupo, argomento che è stato già la base del mio precedente video, intitolato appunto Ratti lupo, prede che fungono da predatori, e che, se non avete ancora visto, vi invito ad andare a vedere al termine di questo video. Vi lascio il link in descrizione. Ma torniamo al nostro racconto. Marina ricollega questi animali e questa tecnica di caccia e di sterminio di massa agli uomini in guerra, ovvero che messi in una situazione insostenibile iniziano a sterminarsi tra di loro. Nella seconda parte invece l'artista si sveste dal camice bianco e con una sottoveste nera inizia a cantare e ballare melodie folcloristiche serbe, sventolando una sciarpa rossa. Le tre sculture di rame invece sono due lavandini ed una vasca piena d'acqua sporca, che esalano un odore di morte. Ma passiamo ora a quello che si trova al centro della sala, ovvero la stessa artista, Marina Abramovic in persona, seduta come detto sopra 1500 ossa di bovino, con addosso un camice bianco sporco dello stesso sangue derivato dalle ossa e con in mano una spazzola di ferro. Con l'ausilio di acqua e sapone l'artista lava una ad una le ossa di bovino, raschiandone via i resti di carne e di cartilagine mentre intona canti della sua giovinezza in Serbia. I visitatori entrano in fila e osservano, disgustati dalla puzza ma ipnotizzati dallo spettacolo. Come rivela Marina, l'obiettivo iniziale era quello di far durare la performance per 6 giorni, cantando ogni giorno un motivo originario di ogni ex repubblica jugoslava, ma a causa della spossatezza dovuta all'intenso lavoro di pulizia delle ossa non vi riuscì. E come detto in precedenza, lo spettacolo durò solamente, si fa per dire ovviamente, 4 giorni. Con questo lavoro di pulizia, Marina Abramovic denuncia gli orrori della guerra nell'ex Jugoslavia. I gesti con cui raschia e pulisce le ossa simboleggiano la pulizia etnica da un lato, ma dall'altro esprimono la volontà da parte dell'artista di compiere un rito di purificazione etnica. Mentre con il racconto sui ratti lupo, un metodo appunto utilizzato nei Balcani per dare la caccia agli stessi ratti, l'Abramovic crea un'analogia con gli esseri umani, in special modo, come già detto nel video precedente, ma ci tengo a precisarlo anche qua, in special modo coi popoli balcanici. Il cacciatore di ratti infatti viene paragonato allo Stato, che prende il suo cittadino e lo affama, portandolo alla disperazione. Poi lo stesso Stato izza uno contro l'altro i suoi popoli, che per sopravvivere si trasformano in assassini. Infine le ossa e il puzzo che queste emanano sono il simbolo della guerra che avviene nei Balcani. Balkan Baroque vuole denunciare gli eccessi di quella guerra che il popolo ha dovuto affrontare. La pulizia delle ossa diventa il tentativo simbolico di scontare i peccati commessi dal suo popolo durante questa guerra
ed è un tentativo per rendere tutti partecipi del dolore portato da questo conflitto. Si tratta inoltre di una delle 5 performance che l'Abramovic ha dedicato ai Balcani, insieme a The Hero nel 2001, Count on Us del 2003, Nude with Skeleton sempre nel 2003 e Balkan Erotic Epic del 2005. Eccovi per finire gli estratti più significativi, sempre a detta della nostra protagonista, delle canzoni che furono cantate durante quelle 7 ore al giorno. Primo giorno. Quando ci fermeranno vicino al nostro ciliegio, la neve avrà già coperto tutto. Secondo giorno. Canti bene, Merlo. Cos'altro posso fare? Cos'altro posso fare quando ho i piedi nudi? Terzo giorno. Ehi, Cato. Ehi, tesoro mio. Vieni con me a raccogliere la salvia. Non posso, padrone. Non posso. Non c'è la luna questa notte. Quarto giorno. Tutti gli uccelli della foresta scendono al mare. Soltanto uno rimane per cantarmi un amore infelice. Se il video ti è piaciuto, lascia un like per farmelo capire. Commenta se hai qualcosa da dire in merito ed iscriviti al canale. Attivando la campanella rimarrai sempre aggiornato sui miei nuovi video, in questo ed altri format. Ti ringrazio e al prossimo video.